salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo graziosissimo coniglietto porta cioccolatini portovetti da un sondaggio di instagram di qualche giorno fa avete votato in percentuale maggiore il coniglietto anche se la differenza con il portovetti porto cioccolattini era di un voto quindi ho deciso di associare i due progetti Nulla togliendo che si possono fare singolarmente, quindi potete realizzare solo il coniglietto come decorazione e il cestino come portovetti cioccolattini. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie deposte di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e come abbiamo fatto appunto questa volta faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone rosa chiaro e rosa più scuretto per fare il coniglietto e il cestino questi sono fiocco, lo lavorerò con uncinetto numero 3. Poi avrò bisogno di un ago, un piccolo pompon per fare la codina e dell'ovatta per riempire il coniglietto. Prendiamo il rosa chiaro e iniziamo la lavorazione del coniglietto. Quindi facciamo un cappietto che non conteremo e lo stringiamo. E lavoriamo 20 catenelle fatte le nostre catenelle entriamo direttamente nella prima catenella che abbiamo a disposizione e ci lavoriamo le maglie basse quindi in questo caso dobbiamo lavorare 19 maglie basse una maglia bassa per ogni catenella che abbiamo lavorate le nostre maglie basse quindi 19 dobbiamo voltare il lavoro solitamente si utilizza catenella e voltare il lavoro siccome però io i contorni li voglio belli soliti perché poi li dobbiamo andare a cucire e si creano quei fastidiosi buchetti giro il lavoro senza fare la catenella entro direttamente nel primo nella prima maglia bassa lavorando una maglia bassa e lavoro una maglia bassa per ogni maglia e nell'ultima maglia faremo un aumento quindi nell'ultima maglia lavoreremo due maglie basse nello stesso punto e alla fine della riga ci dobbiamo ritrovare con 20 maglie basse se volete questi passaggi ve li potete man mano scrivere Così vi verrà sicuramente più semplice dopo realizzare l'altra parte, perché questa è la prima parte del coniglietto. Poi ne dovremo fare una perfettamente uguale. Quindi stiamo lavorando insieme questa riga, e stiamo arrivando all'ultimo punto. lavoriamo l'ultimo punto e qui dobbiamo fare l'aumento quindi entriamo facciamo la prima maglia bassa entriamo e facciamo la seconda così voltiamo il lavoro ora nel terzo giro dobbiamo fare punto su punto quindi 20 maglie basse Entriamo direttamente qui nel primo foro lavorando una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia. Arrivati qui alla fine, voltiamo il lavoro e iniziamo il quarto giro. Nel quarto giro entriamo direttamente nella prima maglia, dobbiamo fare una diminuzione, prendiamo il filo, entriamo nella seconda, prendiamo il filo e chiudiamo insieme e abbiamo fatto una diminuzione. E ora dobbiamo lavorare le maglie basse così come si presentano. In tutto a fine giro dobbiamo avere 19 maglie basse. Voltiamo il lavoro e iniziamo il quinto giro. Qui iniziamo con una diminuzione, quindi entriamo nel primo punto, entriamo nel secondo punto e chiudiamo insieme. Ora faremo le nostre maglie basse fino ad arrivare a due punti prima la fine della riga. Quindi dobbiamo lasciare due maglie basse sottostanti senza lavorate. In questa riga dobbiamo avere alla fine 16 maglie basse totali con tutta la diminuzione. Quindi in questo caso stiamo lavorando 15 maglie basse. vedete abbiamo 1 2 punti li dobbiamo lasciare e voltiamo il lavoro proseguiamo con la sesta riga qui dobbiamo fare iniziare con le maglie basse e alla fine fare una diminuzione e dobbiamo avere in tutto 15 maglie basse quindi iniziamo con la prima maglia bassa e alla fine della riga facciamo una diminuzione. Facciamo la diminuzione degli ultimi due punti: quindi prendiamo il primo punto, il secondo punto e chiudiamo insieme e voltiamo il lavoro. Ora dobbiamo fare la riga numero 7 lavoreremo punto su punto quindi 15 maglie basse entriamo nel primissimo che si trova qui e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione per un totale di 15 maglie basse arrivati qui alla fine voltiamo il lavoro e dobbiamo iniziare con un aumento nella riga numero 8 quindi entriamo qui nel primissimo foro facciamo una maglia bassa e nello stesso foro un'altra maglia bassa quindi abbiamo fatto un aumento e ora lavoriamo maglia su maglia quindi alla fine del giro ci ritroveremo con 16 maglie basse arrivati qui alla fine Giriamo il lavoro nella riga numero 9. Dobbiamo fare tutte maglie basse e un aumento finale. Quindi iniziamo sempre. Guardate il primo punto qui è questo qui, proprio questo dove noi abbiamo il filo. Quindi iniziamo da qua e facciamo un le nostre maglie basse e nell'ultimo punto faremo un aumento quindi ci dobbiamo ritrovare alla fine della riga con 17 maglie basse siamo arrivati Qui, se vi ricordate, abbiamo fatto, ci sono due punti, guardate uno e due, lavoriamo il primo e nel secondo entriamo così e facciamo l'aumento. Quindi prendiamo il filo, una maglia bassa, ri rientriamo e ne facciamo un'altra così. Voltiamo il lavoro e in questo giro dobbiamo lavorare una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione, quindi in questo caso 17 maglie basse. Vi ricordo che siamo alla riga numero 10, quindi facciamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione. il lavoro e iniziamo la riga numero 11 qui dobbiamo fare tutte maglie basse e alla fine della riga un aumento quindi iniziamo sempre dal primissimo punto e ci lavoriamo le maglie basse e nell'ultimo punto faremo un aumento alla fine di questa riga ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse questo facciamolo insieme. Lavoriamo qua, abbiamo l'ultimo punto. Entriamo prendendo, mi raccomando, tutte e due le costine, così non creeremo buchetti. E lavoriamo due maglie basse nello stesso punto, voltiamo il lavoro e iniziamo la riga 12, che è una maglia bassa per ogni maglia. Quindi dobbiamo lavorare 18 maglie basse. Voltiamo il lavoro e lavoriamo la riga numero 13. Dobbiamo iniziare con una diminuzione e terminare con un aumento. Le maglie resteranno sempre 18. Quindi entriamo qui nel primissimo punto, prendiamo il filo, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo insieme. Poi lavoriamo tutto maglia su maglia. E nell'ultimo punto faremo un aumento. Il totale delle maglie sarà sempre 18. Qui stiamo arrivando all'ultimo punto. Guardate. Entriamo e lavoriamo il nostro aumento 1 e 2 e voltiamo il lavoro. Qui siamo alla riga numero 14, dove lavoreremo maglia su maglia, quindi 18 maglie basse. Entriamo nella primissima e ci lavoriamo. 18 maglie basse. Arrivati alla fine iniziamo il giro numero 15 dove girando il lavoro inizieremo con una diminuzione e continueremo con le maglie basse fino alla fine. Quindi entriamo qui nel primissimo punto, prendiamo le asoline e chiudiamo insieme abbiamo fatto la prima diminuzione ora lavoriamo maglia su maglia alla fine ci ritroveremo con 17 maglie basse voltiamo il lavoro e nella riga numero 16 dobbiamo lavorare maglia su maglia quindi lavoreremo 17 maglie basse Finita la riga, voltiamo il lavoro e siamo pronti a lavorare la riga numero 17 dove dobbiamo iniziare con una diminuzione, prendiamo la prima asola e la seconda e poi ci lavoriamo maglia su maglia fino alla fine. Quindi avremo alla fine 16 maglie basse. Voltiamo il lavoro, nella riga numero 18 ci ritroviamo a lavorare le maglie basse e una diminuzione finale. Otterremo a fine riga 15 maglie basse, quindi iniziamo a lavorare le maglie basse e nelle ultime due maglie faremo una diminuzione. le lavoriamo fino alla fine questa è la riga numero 18 qui abbiamo gli ultimi due punti guardate 1 e 2 entriamo nel primo entriamo nel secondo e chiudiamo insieme e voltiamo il lavoro ora dobbiamo fare la riga numero 19 dove inizieremo direttamente con due diminuzioni, quindi entriamo nel primissimo punto, nel quello successivo e facciamo la prima diminuzione, poi faremo 1, 2, la seconda diminuzione e poi continueremo a lavorare le maglie basse fino alla fine. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 13 maglie basse. Stiamo arrivando insieme alla fine, lavoriamo tutte le maglie, entriamo qui nell'ultima maglia e voltiamo il lavoro. Ora dobbiamo lavorare la riga numero 20. Qui dobbiamo fare due aumenti all'inizio, quindi entriamo e facciamo il primo due maglie basse nello stesso punto e nel punto successivo facciamo la stessa cosa, un altro aumento. Quindi abbiamo fatto i due aumenti. Ora lavoriamo tre maglie basse. 1 2 3 una diminuzione prendiamo il filo prendiamo il filo chiudiamo insieme 4 maglie basse 1 2 3 e 4 e negli ultimi due punti faremo una diminuzione 1 e 2 e chiudiamo insieme quindi in questa riga, che è la riga numero 20, abbiamo lavorato due aumenti, tre maglie basse, una diminuzione, quattro maglie basse e una diminuzione, ottenendo alla fine della riga 13 maglie basse. Voltiamo il lavoro e iniziamo la riga numero 21, dove lavoreremo due diminuzioni e alla fine, nell'ultimo punto, un aumento per un totale di 12 maglie basse. Quindi iniziamo le diminuzioni. Abbiamo fatto la prima. Facciamo la seconda. Poi ci lavoriamo le maglie basse. Nell'ultimo punto, che è questo, guardate, entriamo e lavoriamo l'aumento. Quindi entriamo, prendiamo il filo e faremo due maglie basse nello stesso punto. Voltiamo il lavoro e la riga numero 22. Dobbiamo fare un aumento. All'inizio è una diminuzione alla fine e abbiamo sempre 12 maglie basse. Quindi qui così come siamo dobbiamo entrare in questo punto e fare un aumento. Poi lavoriamo maglia su maglia e alla fine nelle gli ultimi due punti faremo la diminuzione lo facciamo insieme perché i punti sono pochi gli ultimi due punti sono questi 1 e 2 quindi entriamo nel primo prendiamo il filo entriamo nel secondo prendiamo il filo e chiudiamo e abbiamo lavorato sempre 12 maglie basse nella riga numero 23 il lavoro dobbiamo lavorare una diminuzione all'inizio e un aumento alla fine, sempre con 12 maglie basse finali. Quindi una diminuzione all'inizio, lavoriamo le maglie basse. avevamo l'aumento, quindi guardate, state ben attenti, abbiamo due punti. Entriamo, lavoriamo il primo e nell'altro punto, guardate, dobbiamo lavorare l'aumento. 1 e 2. Voltiamo il lavoro e nella riga numero 24 e 25 dobbiamo lavorare 12 maglie basse per riga, quindi maglia su maglia. Dobbiamo fare questa riga e la riga seguente. E ci rivediamo quando le abbiamo terminate. Fatte le due righe di 12 maglie basse, quindi 24 e 25, voltiamo il lavoro. Dobbiamo fare la riga numero 26. Iniziamo con una diminuzione e poi chiudiamo insieme. Ci lavoriamo le maglie basse come si presentano. Quindi dobbiamo avere alla fine della riga 11 maglie basse. Possiamo contare quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Voltiamo il lavoro e dobbiamo fare la riga numero 27 dove faremo tutte maglie basse e alla fine faremo una diminuzione. Quindi iniziamo con le maglie basse. Arrivati alla fine, gli ultimi due punti, dobbiamo fare la diminuzione. Entriamo nel primo. E entriamo nel secondo punto e chiudiamo. Quindi abbiamo 10 maglie basse alla fine di questo giro. Voltiamo il lavoro e nella riga 28 dobbiamo lavorare 10 maglie basse. Quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa. Voltiamo il lavoro. Nella riga numero 29 dobbiamo lavorare tutte maglie basse una diminuzione finale, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nelle ultime 2 faremo la diminuzione 1. Entriamo nell'ultimo punto, tiriamo anche qui, abbiamo le tre asoline e le chiudiamo insieme. Quindi abbiamo 9 punti totali. Voltiamo il lavoro e nella riga 30 dobbiamo fare una diminuzione all'inizio e un aumento alla fine. Quindi facciamo la prima diminuzione 3 4 5, 6, 7, 8 e un'altra maglia di aumento 9. Quindi alla fine di questa riga manterremo sempre 9 maglie alte, eh, basse. Scusate. Voltiamo il lavoro e facciamo l'ultima riga che è un aumento all'inizio. E una diminuzione alla fine quindi 2 3 4 5 6 7 8 e nelle ultime due faremo la diminuzione sempre con un totale di 9 punti e abbiamo terminato la realizzazione del corpicino guardate del coniglietto questa è la testolina il corpo e le gambette ora continuiamo per creare le orecchie quindi voltiamo il lavoro arrivati qua e continuiamo a creare la prima il primo orecchio, entriamo nel primo punto e facciamo un aumento e la ci lavoriamo 3 maglie basse, quindi abbiamo un aumento e 3 maglie basse, totale 5 maglie basse. Voltiamo il lavoro e ora dobbiamo realizzare 4 giri di 5 maglie basse escludendo questo iniziale quindi da questo giro che stiamo facendo da questa riga ne dobbiamo fare in tutto 4 e ci rivediamo quando le abbiamo terminate sempre di 5 maglie basse qui dobbiamo andare a lavorare ecco le maglie dell'aumento Abbiamo fatto la prima, voltiamo, facciamo la seconda, fino a farne quattro. Fatti i nostri quattro giri, uno, due, tre, quattro, quattro righe, voltiamo il lavoro e facciamo una diminuzione nei primi due punti e lavoriamo gli altri tre punti. Quindi in totale avremo quattro maglie basse. Voltiamo il lavoro e facciamo due diminuzioni, quindi facciamo la prima, chiudiamo, facciamo la seconda e chiudiamo catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. E abbiamo terminato la prima il primo orecchio allo stesso modo ora facciamo qua tranne solo per il semplice fatto che qui non dobbiamo fare l'aumento quindi vi faccio vedere l'aggancio ci agganciamo nel primo punto qui che abbiamo usciamo il filo facciamo una catenella e rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa e lavoriamo lavorandoci anche la codina del filo che abbiamo agganciato la seconda la terza la quarta e la quinta quindi lavoriamo le cinque maglie basse voltiamo il lavoro e da qui in poi Dobbiamo sempre lavorare una maglia bassa per ogni maglia per quattro volte. Dopodiché faremo come abbiamo fatto da questa parte. La diminuzione 3 maglie basse, due diminuzioni, catenella aggiuntiva. Abbiamo terminato l'altro orecchio. Quindi ce lo lavoriamo, ci rivediamo quando abbiamo tutto terminato. Abbiamo terminato una parte del coniglietto. Guardate che bellino. Ora ne dobbiamo fare una uguale e ci rivediamo per il montaggio quindi per montare il nostro coniglietto per cucirlo e imbottirlo dopo aver fatto i nostri due pezzi: guardate che sono perfettamente uguali, possiamo iniziare la cucitura, li mettiamo uno sopra l'altro, così, prendiamo. Il cotone e l'uncinetto e iniziamo la nostra cucitura quindi entriamo in un punto prendendo tutte e due le parti ci tiriamo il cotone all'interno quindi la solina facciamo una catenella ed entriamo nel punto successivo facendo una maglia bassa ora la codina ce la portiamo dietro così la nascondiamo fra le maglie entriamo nel punto successivo e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto tenete conto che dovete prendere tutte le parti queste qua che abbiamo lavorato. Quindi io per ora sono in questa striscia, poi entro qui, qui, qui. Devo prendere praticamente tutte le parti delle righe che ho lavorato. Prendendo, mi raccomando, entrando da una parte e dall'altra. Così. Se fate qualche punto più vicino non fa niente, l'importante è che non risulti un lavoro con dei punti tirati, quindi deve essere un lavoro ben, ehm, una cucitura ben omogenea. E continuiamo, cuciamo tutta la parte qui delle orecchie e ci fermiamo qui e cominciamo un pochino ad imbottire il tutto quando facciamo la eh, parte della testa del coniglietto. Arrivati qui all'estremità io non ho tagliato le codine, le inserisco all'interno del coniglietto e lavoro la parte delle codine, quindi sigillo il tutto con la lavorazione, con la cucitura. All'occorrenza potete fare anche due maglie basse nello stesso punto se il lavoro vi sembra, ehm, se la cucitura magari eh, vi sembra che ne abbia bisogno. Ok, qui me ne vado nella parte laterale, mi raccomando prendete tutte e due le parti fate passare il filo e fate sempre le maglie basse così facciamo pure per l'altro orecchio e ci rivediamo quando arriviamo qui nella parte della destra arrivati qui alla fine del primo orecchio non andiamo in questo punto ma andiamo direttamente nel, nel primo punto dall'altra parte e continuiamo arrivata a questo punto della cucitura mi fermo guardate perché prima di imbottirlo dobbiamo inserire gli occhietti io sto utilizzando questi qua che hanno la vite e qui hanno la chiusura di sicurezza quindi questa è la parte più lunga conto calcolando questa parte rialzata vado in quella sopra e mi inserisco qui fra le due parti più rialzate che si vedono e precisamente 1-2 nel terzo punto la stessa cosa faccio dall'altra parte basta mettere comunque il coniglietto così guardate si vede perfettamente la posizione entriamo anche da questa parte e sistemiamo. Ecco, distacchiamo un pochino e sistemiamo l'occhietto anche da qua, ok, da una parte e dall'altra. Ora inseriamo le viti. Quindi prendiamo la prima e la inseriamo, così blocchiamo la lavorazione e inseriamo anche la seconda. Dopo averli inseriti, prima di continuare, prendiamo l'imbottitura e la inseriamo. I due orecchi che abbiamo fatto perché in questo momento ci viene meglio l'inserimento. Non dovete farli bombatissimi, dovete inserirne un pochino tanto per ecco, e poi li sistemate tanto per riempirli un pochino e poi li sistemate con le mani. Inseriamo anche questa. E possiamo continuare la cucitura ok quindi prendiamo l'uncinetto e continuiamo la nostra cucitura sempre a maglie basse quindi Continuiamo così, facendo sempre le nostre maglie basse fino ad arrivare nella parte qui, in questa parte dove continueremo l'imbottitura e termineremo la cucitura. Quindi continuiamo a, a lavorarci le nostre maglie basse, ci rivediamo. Quando arriviamo dall'altra parte, arrivati a questo punto, prendo l'imbottitura e imbottisco il coniglietto. Quindi la inserisco all'interno. la faccio arrivare qui sotto dove c'è la zampetta guardate così ok facendo pressione con le dita inserisco un altro pochino qui dove c'è la testolina Sì. Facciamo pressione con Dita dopo averlo imbottito ed essere soddisfatti del risultato possiamo continuare le maglie basse fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati qui a fine lavoro ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, tiriamo il filo lo tagliamo e con l'aiuto ora del lago lo nasconderemo fra le maglie guardate qui è pronto il nostro coniglietto se ci avete fatto caso questa questo orecchio l'ho riempito leggermente di meno rispetto a questo perché volevo dare una forma ecco tipo più unito così. Qui abbiamo il nostro coniglietto. Ora dobbiamo fare il fiocchettino che io farò dello stesso colore del cestino e poi con l'ago lo faremo ora subito con il bianco faremo un piccolo contorno qui vicino l'occhio. Nascondiamo questo filo. Che abbiamo tagliato un pochino più di più solo per eh, nasconderlo fra le maglie possiamo fare passare ecco in tutta la lavorazione e lo possiamo tagliare dopodiché prendiamo sempre l'ago il filo bianco e facciamo questo contorno facciamo un nodino al filo così entriamo da una parte qualsiasi ed entriamo direttamente guardate sopra l'occhio quindi così. Dopodiché entriamo nella parte sotto e risbuchiamo sempre allo stesso punto nella parte sopra. Così. Creiamo un contorno Continuiamo e sbuchiamo dall'altra parte, e facciamo la stessa cosa nell'altro occhio, così, abbiamo creato un piccolo contorno nell'occhietto, la stessa cosa facciamo da qua, così, andiamo nuovamente nella parte sopra così con gli aiutate col dito ecco e poi lo facciamo ripassare lo possiamo fare anche più volte se vogliamo un contorno più definito Questo caso farò come ho fatto di qua: guardate un piccolo contorno, facciamo passare il filo in altri punti, dopodiché lo taglieremo. dove ci siamo agganciati con l'uncinetto entriamo il filo dentro così quindi lo nascondiamo se inserite qualche altro tipo di occhietto non vi preoccupate Potete anche non fare questo tipo di lavoro, ok. Ora possiamo fare il fiocchetto. Prendiamo il rosa più scuro, lasciamo un po' più di codina, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci prendiamo il filo all'interno e lavoriamo 3 catenelle due volte il filo sull'uncinetto entriamo e lavoriamo le prime due soline e le seconde lasciamo in sospeso l'ultima di nuovo facciamo un altro punto sempre una maglia alta doppia ne facciamo un'altra e un'altra ancora quindi in tutto ne facciamo 4 Così, lasciando, non chiudendo l'ultima a solina, chiudiamo insieme, lavoriamo 4 catenelle ed entriamo con maglia bassissima qua nella parte del cerchio, qui ricominciamo sempre con 3 catenelle. E facciamo 4 mai e 4 maglie alte doppie non chiuse alla fine 1 2 3 e 4 Chiudiamo insieme 4 catenelle e chiudiamo sempre nel cerchio magico con maglia bassissima. Tiriamo la codina e tiriamo la codina iniziale. Guardate, abbiamo creato il nostro fiocchetto, prendiamo la codina di chiusura, la inseriamo all'interno, guardate. E la stringiamo all'interno nella parte centrale così facciamo passare il filo un paio di volte e lo possiamo tagliare prendiamo le forbici lo tagliamo giriamo facciamo un nodino fra questi due fili così sigilliamo così lo sistemiamo un pochino con le mani prendiamo il coniglietto prendiamo queste due parti così e così e lo leghiamo qui al collo dall'altra parte possiamo fare un nodino un fiocchetto comunque così ce lo portiamo qui un pochino più davanti e abbiamo fatto anche il fiocchettino. Qui voi potete inserire anche un nastrino. Io ho pensato di fare questo solo per avere un abbinamento al, al cestino, per essere comunque un qualcosa completamente fatto a mano. Però è molto bello anche un nastrino legato a fiocchetto. Il nostro coniglietto è pronto. Questo lo potete fare anche singolarmente per abbellire la vostra casa come decorazione, per appoggiarlo perché voi sapete che non sta all'impiedi perché comunque è un'imbottitura un diversa per appoggiarlo nelle vostre mensole, nei vostri mobiletti eh, e quindi per decorare. E farli magari colorati e decorare la vostra casa magari insieme a degli ovetti oppure a delle a dei cestini non per forza attaccati io questo progetto l'ho voluto fare invece unito quindi si possono utilizzare come ho detto all'inizio singolarmente quindi fare il coniglietto da una parte e fare il cestino dall'altra oppure unirli poi tutti insieme come ho fatto io ora noi il cestino lo faremo di questo rosa che abbiamo fatto appunto il fiocchetto guardate io qua vi faccio vedere quello originale io il cestino qui non sono riuscita a inamidarlo non ho avuto il tempo quindi sta all'impiedi con il peso delle caramelle e dell'imbottitura comunque stanno tranquillamente come decorazione all'impiedi però il mio consiglio è sempre di inamidare eventualmente il cestino o inserire all'interno comunque eh, qualche mh, ciotolino comunque che gli può dare più consistenza e allo stesso tempo unirlo al coniglietto e fare la vostra decorazione oppure il vostro regalino per la pasqua. Quindi ora prendiamo il cotone rosa e iniziamo a fare il nostro cestino. Prendiamo il rosa e iniziamo con un cerchio magico. Entriamo, ci tiriamo il filo, una catenella e qui lavoreremo 8 maglie basse. Quindi facciamo la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo, stringiamo la codina. Entriamo nel primo punto che abbiamo fatto e facciamo una direttamente una maglia bassa. Prendiamo marca punti e la marchiamo, entriamo sempre nello stesso punto e ne facciamo un'altra. Quindi ora faremo un aumento per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Quindi alla fine del giro ci ritroveremo con 16 maglie basse. mancano due punti ok abbiamo lavorato le nostre maglie sganciamo il marcapunti rientriamo facciamo una maglia bassa e la rimarchiamo ora dobbiamo fare una maglia bassa più un aumento la prima l'abbiamo fatta nella maglia successiva faremo l'aumento quindi continueremo con una maglia bassa e nella maglia successiva un aumento fino ad arrivare alla fine del giro. Alla fine ci ritroviamo con 24 maglie basse, entriamo nel punto marcato, facciamo una maglia bassa e lo rimarchiamo. Per ora, stiamo facendo comunque la base del nostro cestino. Ora faremo due maglie basse più un aumento, la prima l'abbiamo fatta, facciamo la seconda, e nella terza maglia, faremo l'aumento: quindi 1-2, e nella maglia seguente l'aumento due maglie nello stesso punto. Alla fine del giro ci ritroveremo con 32 maglie basse. Sganciamo il marcapunti. Entriamo nuovamente nel primo punto. Facciamo la maglia bassa e la marchiamo. Ora dobbiamo fare 3 maglie basse più un aumento. Ed è l'ultimo giro che io farò del cestino. Se lo volete, più grande, potete continuare con quattro maglie basse più un aumento, 5 maglie, basse più un aumento e così via per fare la base perché poi il tutto la grandezza dipende comunque dalla base abbiamo fatto la prima maglia la seconda la terza l'aumento continuiamo 1 2 3 e l'aumento qui alla fine del giro ci ritroviamo con 40 maglie basse, arrivati qui alla fine, sganciamo il marcapunti. Che diciamo non ci servirà più, ci servirà solo per capire dove siamo. Perché la lavorazione che faremo per il cestino sarà sempre a spirale. Quindi entriamo una maglia bassa e questa sarà la nostra prima maglia ma non la segno non la marco così la marco in orizzontale ok perché mi serve solo come punto di riferimento maglia bassa filo sull'uncinetto nel secondo punto lavoreremo una maglia alta maglia bassa nel punto successivo maglia alta maglia bassa maglia alta e ora la lavorazione che dobbiamo fare per il cestino è proprio questa maglia bassa seguita da maglia alta che poi si sovrapporranno cioè nel senso nel giro successivo sempre a spirale, ci ritroveremo a lavorare sulla maglia alta la maglia bassa, sulla maglia bassa la maglia alta. Quindi facciamo questa lavorazione fino alla fine, e così faremo insieme quest'alternarsi. Che viene comunque di conseguenza. Quindi, noi non dobbiamo far altro che lavorare maglia su maglia. Arrivati qui alla fine, guardate, prima del marcapunti, quindi della prima maglia che abbiamo lavorato, abbiamo una maglia alta, quindi nella lavorazione a spirale non va bene. Nello stesso punto inseriremo una maglia bassa e lavoreremo una maglia alta, quindi faremo un aumento, una maglia alta nel punto marcato. Di conseguenza il punto successivo che era una maglia alta sottostante lavoreremo la maglia bassa nella maglia bassa sottostante la maglia alta e così via inserendo questo punto in più proseguiremo ora la lavorazione senza fermarci senza chiudere il giro quindi faremo un tot di giri tutti senza chiudere facendo maglia alta e maglia bassa e mi raccomando lavorando sopra sopra la maglia alta dobbiamo fare una maglia bassa sopra la maglia bassa una maglia alta però vi ho già detto che vi verrà del tutto normale e naturale quindi proseguiamo e ci facciamo questa lavorazione <coughs> per un totale di giri complessivi di 9 giri totali quindi facciamo 9 giri con questa lavorazione e ci rivediamo quando li abbiamo terminati. Ho terminato i miei nove giri, per contarli dovete andare qui alla base e fare contare soprattutto le maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi 9 giri. Mi sono fermata in corrispondenza del marcapunti che ora posso togliere. Riprendo la lavorazione. Sono alla maglia alta nel punto seguente. Lavoro una maglia bassa, mi chiudo nel punto successivo con maglia bassissima e termino qui il mio giro. Mi rialzo con una catenella, rientro nello stesso punto e mi lavoro una maglia bassa. Non c'è bisogno di marcarla perché si vede perché è più rialzata e ora faccio un giro completo di maglie basse quindi mi lavoro una maglia bassa sopra ogni maglia fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine mi lavoro l'ultimo punto e mi chiudo nel primo punto in assoluto che ho fatto con maglia bassissima e qui ho terminato la lavorazione del mio cestino guardate che è venuto abbastanza grande la lavorazione è questa l'effetto di questi due punti semplicissimi è questo e poi l'inserimento con il coniglietto è così quindi dobbiamo all'incirca arrivare all'altezza metà coniglietto cioè quasi la metà del coniglietto ora io farò il, il manico del, del cestino potete anche comunque farlo solo così e quindi magari inamidarlo, quindi renderlo più rigido, attaccare poi il coniglietto e farlo semplice. Io lo farò come ho fatto quello col manico, quindi comincerò la lavorazione del, mani del manico del cestino. e lo faremo appunto diciamo abbastanza decorativo mi rialzo con 3 catenelle filo sull'uncinetto entro nello stesso punto e faccio una maglia alta non chiusa rientro nello stesso punto faccio un'altra maglia alta non chiusa e faccio la terza così chiudo insieme una catenella entro nel punto successivo e faccio 4 maglie alte non chiuse e chiuse insieme 2 3 e 4 chiudo insieme e abbiamo fatto il primo ora volto il lavoro direttamente Entro senza fare la catenella aggiuntiva nel foro con maglia bassissima, mi rialzo con 3 catenelle e faccio le mie maglie alte non chiuse. Le 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, quindi in questo caso ne faccio 3, 3 maglie alte non chiuse e chiudo insieme. Una catenella rientro. Nel foro e faccio 4 maglie alte non chiuse e chiuse insieme 3 e 4 chiudo tutto insieme volto nuovamente il lavoro rientro nella parte centrale con maglia bassissima e continuo così io di questi gruppetti ne ho fatti in tutto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in quello precedente quindi ne faremo 8 e ci rivediamo alla fine. Ne ho fatti 7: 3, 6, 7. Prima di continuare piego il cestino, guardate così, prendo un marcapunti e lo inserisco. Ci sono due punti qui in corrispondenza, a me servono tutti e due, quindi lo inserisco in quello, in questo qua, ecco, in questo qua da questa parte. Ok, quindi quelli che mi interessano come punti sono questo e questo qua, questi due faccio ora mi lavoro la prima nocciolina quindi faccio le 3 catenelle la prima maglia alta non chiusa la seconda maglia alta non chiusa e la terza maglia alta non chiusa chiudo insieme entro qui nel marcapunti mi prendo il punto della chiusura così faccio una catenella ed entro nuovamente qui dove ho la lavorazione e faccio le mie maglie alte non chiuse in questo caso ne devo fare 4 1 2 3 e 4 chiudo entro nel punto successivo, che è questo qui, e mi tiro il punto di lavorazione all'interno. Così faccio una catenella e ho terminato il mio cestino. Guardate. Il cestino risulterà così. Qui dove abbiamo fatto la chiusura, con un ago sigilleremo il tutto e possiamo tagliare il filo. In corso d'opera mi sono accorta che il cestino è venuto leggermente più grande di quello che avevo fatto. E questo dipende dal filato io ho utilizzato due marche diverse dello stesso filato dello stesso genere vuol dire che questo che sto utilizzando rosa è leggermente più grossetto rispetto a quell'arancio quindi le due marche si vede che hanno c'è stata questa differenza ed è venuto leggermente più grande quindi per questo motivo vi dico che quando utilizzate volete fare un, un progetto più grande o più piccolo basta cambiare il filato e vi risulterà leggermente più grande o leggermente più piccolo questo me ne sono accorta in effetti ora perché ho fatto gli stessi giri la stessa lavorazione però fra i due la differenza c'è anche minima ma c'è comunque sigilliamo il il il, il filo e possiamo riempirlo. Ora io vi spiegherò come si inamida se lo volete inamidare. Se no, potete tranquillamente solo riempirlo con l'ovatta e appoggiare oppure riempirlo con i cioccolattini e lasciarlo così naturale. Diciamo che non sta tranquillamente lì piedi, diciamo che è più come si dice flessibile però potete anche utilizzarlo se vi piace anche in questo modo guardate ho riempito con ovatta il cestino appoggiato di sopra dei cioccolattini delle caramelle questo verrà inserito in questo modo guardate e questo è il risultato del nostro progetto vi voglio prima spiegare come inamidare il cestino, se lo volete fare, anche perché è un progetto anche da realizzare da solo. Quindi potete realizzare direttamente il cestino, direttamente il coniglietto singolarmente. Se poi volete fare questo progetto unito, come ho fatto io, ben venga. Allora io solitamente utilizzo acqua e zucchero per inamidare i miei progetti quindi faccio eh, un bicchierino di zucchero e un bicchierino di acqua metto un tantino in più di zucchero li metto in un pentolino e a fuoco lento con un cucchiaio mi aiuto squaglio il tutto quindi li metto sul fornello e mescolo per bene quando si sarà sciolto tutto lo zucchero nell'acqua ed è leggermente in ebollizione, il tutto spengo. Quando si sarà eh, intiepidito tutta la miscela che si è creata, immergo il lavoro completamente, dopodiché lo strizzo per bene e gli faccio prendere forma. E tenete conto che ci vogliono 3-4 eh, tre giorni, tre, giorni per indurire perfettamente. La stessa cosa potete fare con acqua e vinavil, tranne il pentolino e l'ebollizione. Potete miscelare il quantitativo di acqua e vinavil. Mm, vi consiglio sempre di colla, metterne qualcosina in più. In questo caso non c'è bisogno né di bollizione né di niente, immergete il lavoro, lo strizzate per bene e gli fate prendere la forma. Questo comunque è il metodo per inamidare. Continuiamo invece qui a sistemare la lavorazione, il nostro progetto. Il nostro progetto risulterà così e a termine possiamo attaccarlo con un goccino di colla a caldo qui all'estremità di sotto e qui proprio vicino nel, nel manico del cestino quindi risultando attaccato il coniglietto come questo voi vedete che questo si sorregge tranquillamente il coniglietto è sorretto dal cestino quindi utilizziamo questo coniglietto come decorazione che può stare ferma con il cestino, perché se no, come vedete, è un coniglietto che non viene appoggiato, però deve essere comunque appoggiato a qualcosa, quindi tipo così, oppure nel, in una mensolina. Per inamidare il cestino potete utilizzare... Eh, o acqua e zucchero o acqua e vinaville. Per quanto riguarda acqua e vinaville, le parti sono sempre uguali. Io vi consiglio sempre un qualcosina in più di colla. Eh, miscelate il tutto, immergete il lavoro, strizzate per bene e fate prendere la forma. Per quanto riguarda acqua e zucchero, dovete invece mettere in un pentolino le due parti uguali. Sempre io vi consiglio qualcosina in più di zucchero. Fare far squagliare il, lo zucchero nel pentolino, portare in ebollizione, poi spegnere, lasciare raffreddare un pochino, immergere il lavoro, strizzare per bene e mettere, uh, metterlo comunque ad asciugare. In tutte e due le versioni i tempi di asciugatura sono sempre 3-4 giorni, quindi non è un processo difficile. Avete tutto il tempo per poterlo fare e potete potare o lasciarlo in questo modo naturale oppure inamidarlo. Il progetto poi verrà attaccato con un goccino di colla a caldo nelle due estremità, quindi qua sotto e qua nella parte dove c'è il manico e quindi si presenterà così. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita. E vi do appuntamento al prossimo video.